che dovesse andare così, si sapeva. Stasera si è visto un Milan migliore? Forse. Stasera si è visto un Milan con più grinta? Non lo so. Stasera si è visto un Milan che voleva fare di più? Probabile. Stasera si è visto un Milan che vuole andare in finale? No. Stasera si è visto un Milan che ha giocato questa partita per subire il meno possibile. Ha giocato questa partita come se l'andata avesse perso 8-0 e avesse detto cerchiamo di non farli arrivare a 10. Perché questa è stata la mentalità del Milan questa sera. Oltre a questo, devo ricordare che questa è un po' la mentalità che guida il Milan da inizio anno, da inizio 2023. Perché la prima parte di stagione prima del Mondiale, il Milan l'ha fatta, penso, quasi perfetta. Togliendo la sconfitta a Torino, ha fatto la prima parte di stagione quasi perfetta. Oggi arrivo qui dopo essermi, anzi dopo non essermi giocato una semifinale, perché non essermi giocato una semifinale, però aver avuto almeno il piacere di dirmi ci sono. Tra le prime quattro ci sono. Un risultato che all'estrazione di un girone di Champions League molto benevolo per il Milan, dove nonostante tutto siamo riusciti ad arrivare secondi, era impensabile. Perché comunque tu, sì, dici con Salisburgo e Zagabria sei favorito. Eravamo favoriti. E lo siamo stati. Abbiamo mantenuto il pronostico. Dici, vabbè, oh, agli ottavi, vabbè, c'è il Manchester City, c'è il Real Madrid, ci sono queste squadre. Becchi forse la prima classificata meno forte di tutte, che è il Tottenham. E la vinci. Arrivi ai quarti, dici, bah, c'è il Real Madrid, c'è il City, c'è il Bayern Monaco. E ti va il Napoli. Questa cosa poteva succedere anche all'Inter, che comunque ha trovato due avversari modesti, modesti, ma esattamente come noi si sono meritati il passaggio di entrambi i turni. A settembre vi dissi, il Milan, qualsiasi sia il percorso che fa in Champions League, sarà perdonato. Non subirà incazzature, non subirà rimproveri, non subirà niente da me, per il semplice fatto che la Champions League per le squadre italiane è qualcosa di praticamente proibitivo. Poi, se l'Inter, adesso che è in finale, conquistata più che meritatamente e la vince, gli si fanno gli applausi. Come parte di loro li hanno fatti a noi quando l'anno scorso ci siamo portati a casa questo, che comunque non viene ripagato con una finale di Champions League, non viene vendicato con la Supercoppa italiana, non viene vendicato con una Coppa Italia. Però quando è toccato a noi l'anno scorso ci hanno fatto gli applausi. Ci hanno fatto gli applausi 7 volte per essere andati sul tetto d'Europa. Nel caso la dovessero vincere, gli faremo gli applausi noi. Perché è così che deve andare. È così. È così che deve andare. Ho sopportato 2 finali giocate dalla Juventus. E anzi, vi dirò di più, e qua vi voglio sorprendere. Qua vi voglio sorprendere un pochino. Ho vissuto peggio le finali giocate dalla Juventus, soprattutto quella a Berlino. Quella a Cardiff tanto e tanto, ma quella a Berlino, ragazzi, c'era parecchie probabilità che la vincessero. E non ci sono andati tanto lontani. La Juventus raggiunse due finali di Champions League che il Milan non giocò. Perché il Milan con la Champions League non giocò. Nel 2023, dopo che 2 anni fa giocavamo l'Europa League, siamo usciti agli ottavi col Manchester United. L'anno scorso abbiamo giocato la Champions League in un girone infernale. Una squadra è stata la finalista.
l'altra l'Atletico Madrid, che comunque è l'Atletico Madrid, e l'altra fu il Porto, dove forse potevamo fare meglio col Porto, ma era la prima Champions League per tutti i giocatori in rosa, forse tranne per Giroud. E quindi anche lì, dopo Milan-Liverpool 1-2, dissi: bravi miei ragazzi, prossimo anno forse lo giochiamo e faremo il nostro percorso. E qua si arriva al punto centrale del video. Gioco la Champions League l'anno scorso dopo quasi 10 anni che non la gioco. L'anno dopo arrivo in semifinale. Perdo contro l'Inter. Perdo contro il Real Madrid. Ho giocato la semifinale. Ho giocato la semifinale, ragazzi. Fa male perdere con l'Inter? Probabile, certo. Fa malissimo. Fa malissimo, perché ovviamente quando perdi un derby sei contento? No, sei contento se vinci. Fa male, cioè, certo, però io guardo anche al fatto che mi sono giocato una semifinale di Champions League, che comunque sono arrivato qui senza mai scommetterci un centesimo in questa semifinale. Ho buttato fuori Conte, che ce l'ho qua Conte, ce l'ho qui Conte. Ho buttato fuori Conte, che riguardando quelle partite lo potevamo buttare fuori già a San Siro Conte, e visto la bravura dei nostri attaccanti così non è stato. Abbiamo buttato fuori il Napoli, che anche loro comunque potrebbero guardarsi dietro e dire: oltre a uno scudetto abbiamo giocato un quarto di finale di Champions League. Abbiamo buttato fuori il Napoli, che si dava passato già ai sorteggi. Siamo in finale. E poi è andata come è andata a finire. Ho giocato una semifinale, non di Coppa Italia, ma di Champions League. L'ho persa. Le semifinali ne ho vinte 11, 12, 7 finali vinte, 5 finali perse. Ma una marea ne ho vinte, altre ne ho perse. Sono passato sulla famosa rimonta del Deportivo La Corugna, da 4-1 per il Milan a 3-0 per loro, dove fu decisivo il gol in trasferta. 4-0 quello che fu. E ragazzi, oggi io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Sono orgoglioso di quello che ha fatto la squadra fin qui e del percorso che ha fatto in ambito europeo. In ambito campionato poi è tutta un'altra faccenda. Io almeno sono capace di distinguere campionato da Champions League. Io sono capace di farlo. Qualcun altro non lo è e mi dispiace per lui. Però oggi, ad oggi, del percorso di Champions League, ma anche fossimo usciti ai quarti, non avrei potuto dire niente. Per quanto riguarda il campionato, sabato giochiamo contro la Sampdoria, vi saprò dire meglio. Poi se ne riparla, perché comunque la partita con la Sampdoria riserverà diverse sorprese sabato, e vedrete quello che succede, perché ci sta che sabato più di qualcosa succeda. Lo dico qui. Hanno giocato meglio? Anzi, non hanno giocato meglio. Hanno giocato. Basta. Hanno giocato. Che forse era quello che dovevamo fare anche noi, giocare. Non giocare col freno a mano tirato. Purtroppo quando tu giochi, non fai mai gol, non fai mai azioni, non ti rendi pericoloso. Comunque con l'Inter, che ha una difesa solida, ne parlavo in live prima, ragazzi. L'Inter comunque partite ne ha perse quest'anno. In campionato non so se ha perso quanto noi, ma più o meno. Però ha avuto tutte sconfitte, 1-0, 2-1. L'unica che ha subito con 2 gol di scarto è stata contro l'Udinese. E questo vi fa capire che anche se perdono, però comunque sono lì. Con lo Spezia hanno perso 2-1, con l'Empoli hanno perso 1-0,
con la Roma 2-1, con la Juventus 1-0 due volte. Anzi, no, ecco, la Juventus era andata 2-0. Dimenticavo quella partita. Tu, una semifinale di Champions League, con tutto quello che se la sono sudata dopo quello che è successo l'anno scorso, così non basta. E il così non basta, io chiudo il video attribuendolo tutto al signor Pioli. Attribuo tutto il mio così non basta a lui. A lui. Io già lo dissi dopo la Supercoppa, che con Pioli è il momento di voltare pagina. Non sono a favore del cambio di allenatore in corsa, perché può portare danni, guarda il Bayern Monaco. Però, da quest'estate, c'è da fare uno step avanti. Loro non avevano Spalletti, che gli ha fatto 2 quarti posti presa l'ultima giornata, ma li ha fatti. E nonostante quello, risultati comunque, per la squadra che avevano, ottimi, hanno voluto fare il passo in avanti, prendendo Conte. Io Conte non lo voglio, però il Milan adesso deve fare il passo avanti prima di fare un altro passo indietro. Applausi a loro. Ma forza Milan sempre. Ci vediamo con la reaction domattina.